da un po' di tempo, soprattutto da alcune famiglie, ci viene chiesto di riaprire i centri diurni per disabili, che sono chiusi ormai dal marzo insomma, del 2020. C'è un'ordinanza del governatore Rossi che dice che andavano riaperti dal 18 maggio al 1 di giugno, quindi siamo un po' in ritardo, ma non molto, perché in pratica, vorrei dare questa notizia, da lunedì alcuni centri verranno riaperti. Perché alcuni centri e non tutti? Perché praticamente a tutti i centri, e voi capite bene le difficoltà soprattutto che ci sono per riaprire i centri di uso per disabili, soprattutto per la sicurezza anche degli ospiti e anche dei dipendenti, quindi praticamente è stato chiesto un progetto a tutti i centri, i quali hanno presentato il progetto, alcuni sono perfetti, per cui già da lunedì due centri a Prato riapriranno e nella, diciamo, in tutta la settimana, massimo 10 giorni, anche tutti gli altri centri di diurni per disabili saranno riaperti. Se magari ci dice anche quali sono i primi due centri a riaprire. Allora, riaprirà, credo di poterlo dire perché poi non è un segreto, riaprirà sicuramente il Santa Rita e sicuramente Kepos, che sono due centri importanti che si trovano in città, però si tratterà di qualche giorno, poi ripartiranno gli altri. I centri sono 15, quindi anche gli altri 13 nel giro di qualche giorno dovrebbero ripartire tutti.